Allora, noi siamo convinti che possiamo creare una grandissima crisi di governo con le europee. Gli europei non le sottovalutiamo. Quando si dice, ah, ma il Movimento 5 Stelle ha perso voti nelle amministrative, ma perché? Io sono stato a fare campagna elettorale in Basilicata nel weekend e c'erano persone che mi prendevano sotto braccio, guarda, io sono grillino, però non posso votare Movimento 5 Stelle perché sennò quello toglie il lavoro a mio fratello. Così me lo dicevo. Sono stato in Sud Tirolo e mi hanno detto, voi italiani perché non possiamo votare voi italiani, votiamo il partito del Sud Tirolo. Cioè, sono situazioni molto differenti. Le amministrative, purtroppo, in Italia, dopo tanti tanti anni di clientele, le clientele non ce l'hanno solo il Sud. Quelli del Nord parlano male del Sud e stanno inguagliati peggio del Sud. Questa è un'altra cosa vergognosa, vergognosa di alcune amministrazioni del Nord. Guardate la Lega, si fanno rimborsare le mutande, questi buffoni. Le mutande si fanno rimborsare. Ecco, purtroppo questo sistema clientelare, per l'assenza di partecipazione, per un'informazione connivente e massonica, per il fatto che noi abbiamo pensato che la politica fosse una cosa distante, invece ci riguarda perché dipende, il prezzo del latte dipende dalla politica, è cresciuto un sistema clientelare che è difficile da buttare giù. Ma le elezioni nazionali e le elezioni europee sono quello che viene chiamato voto di opinione, ovvero le persone sono più libere di votare secondo coscienza. Io reputo che possiamo fare, poi se mi giri una sigaretta per favore, potremmo fare un risultato eccellente alle europee, e dato che non ci sono le coalizioni, c'è pure una soglia di sbarramento, la legge elettorale in Europa è differente, noi potremmo assolutamente dire abbiamo vinto le europee. E gli si mette male a Letta, a Renzi, gli si mette molto male, di più di quanto gli si sta mettendo adesso, ma perché poi Renzi è un uomo fondamentalmente solo, se ci fate caso, si comporta uguale a Bersani, perché sono uguali. Sono identici, veramente. Cercano, sai, di provocare, di fare in quel modo, ma a noi fondamentalmente non ci interessa. Noi ci interessano le proposte, hanno la maggioranza per una legge elettorale incostituzionale alla Camera, portassero le proposte e noi analizziamo qualsiasi cosa. Noi abbiamo votato cose assieme a SEL o assieme a Fratelli d'Italia, che ci interessa? Se è una cosa buona per la collettività non la votiamo, normalmente. Però gli si metterebbe male a Renzi e a Bersani. Se noi riuscissimo a vincere le europee, si creerebbe una crisi di governo. Il Movimento 5 Stelle vince le europee. Voglio vedere Repubblica che cosa è scritto. Repubblica è buona oggi per incartarci il pesce, per accendere il fuoco. Io rosico perché sono cresciuto con Repubblica, ci credevo, la compravo al liceo, i miei amici mi prendevano pure in giro perché leggevano la Gazzetta dello Sport, io Repubblica, ero un tipo secchione. Ci ho creduto in quel mondo, ho creduto anche che fosse il Partito Democratico differente, ci ho creduto, non lo è. Li vediamo ogni giorno, non lo sono. E gli intellettuali, questi che non scrivono mai una riga sul Movimento 5 Stelle nonostante abbiamo salvato la Costituzione, questi falsi intellettuali fondamentalmente rosicano perché gli abbiamo tolto il giocattolino. Loro avevano, come dire, qual è il termine, loro l'esclusiva di fare opposizione al sistema senza fare mai opposizione, perché tu fai opposizione con la forza, con la durezza, con gesti di disobbedienza civile importanti, occupando anche i tetti, entrando in Rai in maniera non violenta ma dando in giro i volantini agli impiegati Rai che non sanno che se continua così perderanno loro il lavoro, perché la Rai esternalizza totalmente, cioè non utilizza il proprio personale per fare dei lavori che potrebbe fare benissimo e paga esternamente. Perché? Perché qualcuno ci mangia, è facile, perché tu do un lavoro esternalizzato, mi metto d'accordo con quello che mi dà il servizio, me lo faccio risultare a bilancio che è costato di più e mi entra in nero qualcosa, su, nel sud lo facciamo in nero, capita, sappiamo come funziona perfettamente. Poi alle volte è una forma di difesa in questo stato tiranno. È una forma di difesa, lassù no, non è una forma di difesa, è una forma di schifosa e indecente corruzione. Però questo è il concetto, è tutto collegato. Perché io racconto un'altra storia, che è la stessa Costituzione incostituzionale. Sì. La Costituzione, lo leggevo, vi consiglio di ascoltare su internet il discorso di Calamandrei agli studenti, la Costituzione che è bellissima, non è applicata. C'è scritto che la Repubblica deve rimuovere una serie di ostacoli che non ha rimosso. Ma è compito della Repubblica, la Repubblica non sono loro, la Repubblica siamo noi che stiamo questa sera ad Andria a fare un esperimento di democrazia diretta, meraviglioso, ma quando mai sarà visto che il presidente di una giunta, che potrebbe, tra l'altro ha fatto i conti tra auto blu e autisti, perché sarebbero due, gli competono, e indennità, diciamo, perché ho fatto i conti, sono circa 83.000 euro in totale, lui da solo 83.000 euro, moltiplicate per 1.000 parlamentari, per 9 mesi, per 5 anni di legislatura, non dovremmo pagare l'IMU. Grazie alla restituzione di lui ci prendono per il culo sugli scontrini. Quello che fa Giuseppe D'Ambrosio per mettere
sarebbe se lo facessimo tutti quanti, e noi dei 5 Stelle lo facciamo, ai cittadini di non pagare l'IMU.